come Lega andremo fino in fondo e chiederemo chiarezza e vogliamo sapere chi ha dato ordine di spiare centinaia di persone illegalmente, perché neanche in Unione Sovietica pezzi di Stato, pezzi di Guardia Finanza, pezzi di magistratura, pezzi di giornalismo di sinistra lavoravano giorno e notte per spiare, per diffamare, per sputtanare, per scannerizzare. Mi rifiuto di pensare che fosse un ufficiale infedele della finanza, un magistrato infedele o qualche giornalista infedele. Qua c'è evidentemente un sistema che aveva nella Lega, nell'impresa e nel centrodestra un avversario da abbattere. Vogliamo sapere chi c'era dietro, denunceremo a tutti i livelli e chiediamo gli interventi di condanna e di chiarezza a tutti i livelli, anche ai massimi livelli istituzionali, perché gli italiani non possono pensare che anche facendo, non i politici, ma gli imprenditori, gli avvocati, gli artisti, gli sportivi, i medici, possano essere spiati nella loro vita privata o addirittura nel loro conto corrente da pezzi di Stato. È inammissibile, quindi qua ad esempio c'è un Consiglio Superiore della Magistratura. Denunceremo a tutti i livelli.